Ciao a tutti ragazzi, sono Noventro Magic, oggi con insieme a The Mouse. Oggi siamo qua con... Chiudi la porta. Oggi siamo qua con The Walking Dead. Siamo arrivati. The Walking mi sta praticamente... Porco giudo! Ok. Allora, eravamo arrivati... Ecco appunto. Entreranno, stai zitto. Shut up, man. Chi è sto qua? Ah, you mad, bro? È uno del gruppo. Sono i militari? Sì. Non lo so. Oh puttana, tua sorella. Ecco. È stato infatto. Ma vaffanculo. E ce ne liberiamo, via. È morto? Qual è il problema? Qual è il suo di, problema? È lui è stato. sì, lo faccio. Vai. Sì. È stato morto. Le mie pillole. Le pillole di nitrogeno. Le abbiamo finite. Cazzo, su, morirò. Allora. Sì. Entraci attraverso l'ufficio. In qualche modo se non lo sai. Sì, adesso magari attraverso l'ufficio. L'ipotesi ragionata. Non importa. Ma forse non è sono che. Sono pilloli dentro di cene, ti prego, entri secondo dentro. Me, secondo me sono a Mekon e questo qua è dove lavorano i suoi. Tutti gli altri dovrebbero mettersi comodi di cercare qualsiasi cosa utile, potremmo rimanere qui dentro per un bel po'. Inizio a pensare che questa forma ci sia una soluzione. Hai ragione, non è esattamente fork, no. Cosa suggerisci? Ti serve più di benzina possibile per andare tutti dal centro? Sì, vedi, sono a me, con allora secondo me dove lavorano le suore. Dove lavoravano c'è un motel, non te lo tornerò più sulla fine dei pay. Se lo so, prenderò tutta la benzina che trovo. Sarebbe grandioso. Sarebbe grandioso? Sì. Sai che può. Nato e cresciuto. Quindi lui conosce Walkie Talkie. Questo posto come il suo pene. Ah, altro. Comunichi con lui appena puoi. E tu? Qual è il tuo nome? Lily. Mio padre è Harry. Che cazzo me ne fai, come si chiama quello stronzo? Sì, adesso mi dici. Giusto. Appena accenna morire. Sì, no, che la porta principale sei. Sono Doug. Io Carly ce l'ho. Vaffanculo. Cambio Doug, qua non ne avrà bisogno, però adesso riportatemi per. Adesso leggete voi un pochino perché io. E continuasse ad esserlo, ok capo. Lei si incazza. Dovete le pigliare, dai, dovete. Per tanto non è che stai leggendo fare... tutto. Oh che bello. Vabbè, però vorrei leggere un'interfaccia. Devi prenderti tutto quello che puoi. Barretta energetica. Oddio, come si muove? Tipo. Una lataia Duck. Ci posso andare? Vai, sì. Sì. Prova una lataia la patata. Sì, dai, dagliela. La barretta. La barretta. E una dalla Clementine. No, una dalla Clementine. Ma non ne ha tante. È una se ne trova una. Almeno una. Potrebbe bisogna dare qualcosa? Tutto questo. Però prima di ragionare su chi darla, vorrei cercare controllare di controllare. Cercarle tutte. Così non posso passare di qua, Dio boh. Sì, che puoi, ma perché dovresti? Lì, cosa c'è? Bancomat inutilizzato, mi sembra giusto. Che questo posto sia già. Sì, perché ha senso durante un'apocalisse. Infatti. Perché volumato. Altra barretta. Grande. Un'altra barretta. E dall'altra parte. Fermato. Ok. Speriamo. Beh, allora due non gliela dai. Frega un cazzo, bro. Ma non gli parli neanche. No, potrebbero prendersi. Cazzo. Non gli prendi neanche. Oh. No, aspetta un attimo. Aspettate un attimo. Lì c'è un'altra. Sto pesce. No. Sì, un'altra. Beh, dato che ne hai tre, una Clement, una Duck e una alla patata. Sì. Dai, dagliela Duck. Di sicuro non la vado a dare a quello stronzo. No, Larry può anche morire. Cos'è? Ah, ironia della sorte. Fotografie. E vedi? Secondo me sono i suoi. Allora vedi che secondo me è veramente che... Era il posto dei suoi genitori, forse. Ah, con lei di prendere. Sono tre hai tre barrette. Vai da lei, parla da lei. Ok, che aspetta. Bisogna esaminare. Ah, c'è Bob. Bacchica. Prova ad andare da Carly. Cosa sto facendo? Dobbiamo parlare con tutti? No, dai, dagliela. No, aspetta un attimo. Noi ce non finiamo più. Sto camminando qui una radio, non riesco a farla funzionare. Vediamo. Guarda che non ci ha messo le pile. Guarda che non ci ha messo le pile. Ma che cazzo sei idiota? Ma sei idiota? Ma almeno guardaci.
Allora, di sì o no? Prova a cercare, infatti immaginavo, ne saranno due. Delle pile. Ok, abbiamo questa qua, proprio un'esperienza tipo... Io gli darei una barretta. Di... No, dai. Vabbè, dalla prima Clementine pure dai. Infatti. Dalla prima Duck, già che ci sei. Sì, dai, che è meglio. Tanto ne hai tre. Hai parlato. Prima... Ah, vabbè, non importa. Perché mi freddo? Sì, cazzo. Spesso mi sei. Ti vedo pronto a staccare la testa di quello. Grazie, grazie. Come sta Duck? Duck. Su. Paperella. Di fortuna non essere stati presi. Non scusa, siamo. Vedi come sta. La seconda. La sua famiglia è morta? No, fai sta bene almeno credo. Sei meglio. Vabbè, alla fine si verrà a scoprire. Cioè non è che. Però adesso non lo sappiamo ancora. No, lo sappiamo già. Non tutte le mamme. Vabbè, io non l'ho visto il primo episodio. Qual è il piano? Primo si capiva. Tieni duro, suppongo. Va fuori. Hai detto che la tua famiglia è di Marco. Hai ragione. Dove sono? Dovremmo andare a vedere dove sono. Sì, trovarli. Non credo. Non lo possedevano so. Questo posto, forse. Sì, sì. Sì, possedevano questo posto. Loro possedevano questo posto. Sono andati. Ma chi erano questi tipi che lo possedevano? I suoi genitori. I suoi genitori. Ah. Adesso sono morti. State tutti bene. Tutto sommato. Ah, è abbastanza scosso. Dai, tagli la barretta che forse sta un po' meglio. Certo. Deve stare veramente deve molto aspetta. Bene. Ho sentito gli zombie. Sì, sì. Ma no, dai. Abbiamo lasciato... Sotto troppo in fretta è successo. Sì, dai, primo. Non c'è più mezzo. Ma il solare? A parte il fatto che ho dimenticato che c'era il video da Gran che stavo ragionando e pensavo. Molto male. Poi ragazzi. Ma sta simpatico prima. Ok. Mi dispiace, solo che non posso perché altrimenti l'audio si sente si sente quadruplo nel video, non lo so. Prova ad andare a vedere e cercare queste batterie. Porca boia. Prova a andare all'ufficio a sto punto. Però dovremmo parlare. No, chi se ne frega. No, aspetta, prendi. Dai la cosa alla tizia, la barra. Ah, vero, già data. No. Non date due. Ne avevi tre, scusa. Ne avevo tre? Sì, sì. Prova a darla a lei. Dove va? Di qua. Lì. No, dall'altra parte ancora. Let me take a selfie. Oh, prendi quattro. Mamma mia. Oh, ah, ce n'è, una. Parla con quel tizio. Ho sentito questo qualcosa. Non se ne parla. No, dai, forse è così almeno guardiamo un po' fuori e riusciamo a capire. In giro? Sì, dai. Beh, in teoria dovresti trovare. Dobbiamo dare un'occhiata in giro. Bene, facciamo un po' come non dobbiamo lì. Mi sto. Vaffanculo, vabbè. Mi sto cagando sotto, madonna. Dio, boh. Ma siete malati voi. Oddio, che cazzo è quello? Ma siete fuori voi. Guarda lì. Ble. 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 Loro hanno mangiato da quel che ho capito. Adesso salta all'improvviso, guarda. Saldo. Guarda, non ha più il braccio. Sto ridendo ancora per un paio di giorni. Non credo ancora. Lo sto ridendo ancora perché. Non ha funzionato, cazzo. Provo a guardare.
Si mette questo spettro. Cosa è successo? Si è aperto. Ma che santo hai fatto prima? Prova ad andare a vedere a destra. Lì cosa c'è? Lì. Ta 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 ta. Cavolo, sì. Una fortificazione qua. Va giù. Non ha funzionato. Oh! Vagante intrappolato. Poveretto. Mi sembra. Everett, ma. Oh cazzo! Questo tipo. Ha una faccia familiare. Una faccia familiare. Mi spiace. Almeno una faccia familiare. Ma suo fratello. No. Di queste parti. Secondo me suo fratello. Mica che schifo quel suo fratello. Ma era uguale. Era masticato. E quando l'hai visto? Zitto, ma sembra lì. Sembra uguale a lui. Un po' hai ragione. Però potrebbe aver lavorato lì poi. Ancora in tasca. In farmacia potrebbe aver lavorato. Cristo. Per far sì che si assicurasse cercare le chiavi. Siamo dimostrati in qualche maniera che ha lavorato qui, penso che. Allora non ho letto un cazzo. Vedremo cosa riesco a far trovare. Guarda lì sotto. Sotto, sotto. Manca. Sotto. No, però non abbiamo ancora visto neanche qua. Negozio di TV. Ah, peccato. Ops. Tre giornali. Sapevo sapere cosa sta succedendo altrove. Altrimenti è in pessima forma di tutto ciò che so. Guarda. Un bottone. No! Sto qua lo lancio, te lo dico io. Però aspetta, prima voglio vedere. Genius! Vado bene. Un attimo. E vado anche in mano. Dovrei riesco un bottone. Sì, ma c'è 5 cm. Dovremmo raggiungere quel ragazzo. No, torniamo indietro. Giusto, quella tua parte della strada. Sì. Visto sì. Guardate qui. Vediamo cosa dice di altro, ragazzi, lo prendiamo. Ma vabbè, mi si è finito qui. Mi si è finito qui. Mi sono trasferito qui per vivere con mio zio. Ma non li ha mica visti, ma sono proprio. Cioè non li ha mica visti, era lì, eh. Ma devono far casino per vederli. Sono proprio monchi. Ma perché loro vedo. Cioè gli sono tipo marciti gli occhi. Devi entrare nell'ufficio. Sì, devi entrare nell'ufficio. Ok ragazzi, andiamo all'ufficio, altrimenti l'episodio finisce così, non voglio. Però ci tenevo a fare vedere le cose perché vi posso giurare che è importante questo gioco. Loro non ci parlare, tanto questo non ci sono io. Sono messo di io so già ragazzi che mi cagherò sotto. Aia, già che fa un caricamento. Tio boh, ragazzi, mi sto cagando sotto. Tio Cleme. Piscia, dai, piscia. No, la musichetta è parata molto distante. Qua ci sono i suoi genitori morti. Non riesco a pensare qui. I suoi genitori. Prova a guardare un po' intorno. Di cosa c'è? Serve piccolo. Ah, verso un retro, meglio che stia chiuso. Sì, infatti. Lì? Madonna la musica come bella. Che ti punto su. Giura? Prendilo, vale a prendere. Non posso prenderlo. Credo di sì. Ma che cazzo? Hai visto i passi? Robi, il bug più bello della storia, guarda i passi. Fa poco fa. No, era non ci arrivava. Com'è che fa Michael Jackson? Chi ti porta soccorso? Perfetto. Ma te la so, Sam. C'è una foto. Sono venuti qui sperando di sopravvivere, ma sembra. Si è finito. Quando se fosse mio padre, magari tentando di fare l'eroe e di proteggerla almeno. C'è una foto. Vai a vedere giù. C'era una foto prima. No. No. Infatto. Un bastone. Si vede tipo una bottiglia perché secondo me è una pastina. Abbiamo un cazzo di bastone. Allora va costruito per proteggersi. Dobbiamo trovare le chiavi, quindi. Aspetta, cerca nella scrivania. Dobbiamo spostare questa. Sì, mi sa che sono qua sopra. No, bisogna spostarla. La guardata tipo, yes. Tipo. Ci siamo fatti vedere di. Non prendere. Così ti odiano? Che sono morti. Sono morti. No. Cos'è? Una bambina? Spero di non è complicato. No, dai, devi essere. Boom! No, non devi essere. Come l'altra volta che andava a stare mi ha detto. Sì, che sì, boom! Senti, la mia famiglia è andata e vorrei che so.
diversamente. Sì. Sono tutti gli stessi casini, andiamo a... Io ho ucciso qualcuno. Non sono cattivo, io ho ucciso qualcuno. Oddio. Ed è non sono verità. Cattivo. È la verità, sono cattivo, però. Sono successe delle cose, dopo non abbiamo parlato molto. Non possiamo dire che ho ucciso qualcuno, era brutte. Mi parlano quando mi cacciano i pasticci. Ti posso capire. Va bene. Oh, finalmente. Ah. Ma sei cogliona. No, il sangue no. No, adesso ti attacca le malattie. L'ebola no, l'ebola no. Ti prego, dai, non c'ho voglia. C'era il kit ecco, medico. Guarda, adesso ci deve entrare c'era da solo. Il kit medico. No, guarda, magari lì dentro c'era il kit. Aspetta, prima. Ma ci servono le chiavi. Ma giusto, kit è pronto soccorso. Ci servono le chiavi, Eccolo. Ta-da. Dio. Cerotti 2.0. C'è una foto. Guarda, la puoi prendere. Sarà la foto della sua famiglia. Che bella, poveretto. Vedi quel tipo lì. Ok, sì, ha decisamente. Sì, c'è anche lui. Era suo foto. Fratello quello morto. C'è anche lui nella foto. Poveretto, madonna, è tristissima sta storia. No, non farlo. Ma sei un pezzo di merda. Non ho trovato niente. Ha tenuto solo quella dei suoi. Tenimi. Solo una foto. Fatemi che fosse qui. So chi sei. Sei lì, so Everett. Forse sono senatore. Sua moglie. È così, eh. C'è una bambina? No? Sì. Oh, delicata comunque, Quanto siamo? No, che mi importa, perché se chi se ne frega. No. Mi sono tenuto soltanto. Era meglio se gli dicevo la verità, Robby, secondo me. Non so forse. Sì, ma ti ho detto che io lì non l'ho visto. Che cazzo ne so che hai ucciso una persona. Non lo so neanche io in verità, sai? Non lo sapevo. Perché su tutto questo durrà. Tu stai andando per il gruppo, allora vedremo un problema. Tutto chiaro. Lo terrò per me. Grazie. Prova ad andare a entrare, ma apri cassetto. E infatti. Chiavi. Chiano. Un telecomando. Fail. È quello che chiude. Cerca cassetto. La TV di mio padre. No, non fa il casino, che adesso si accende la TV. Possiamo accendere quelle fuori. Qualche sì. E attirarli. Ta 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 ta. Vai, proviamo ad andare. Ta 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 ta. No, aspetta, prima entra nella farmacia. Siamo 25. Porca la puttana, non abbiamo fatto niente di sto video. Allora andiamo avanti. Ma no, cioè, comunque tutta sto. Tu non sei cattivo, vero? Perché me lo chiedi? Il signore ha detto che ha ucciso qualcuno. E di dire la verità. No. Stavolta di no, dire la verità. Non lo era. Non lo so. Di la verità. Non lo so. Ti ho detto di dire la verità. No, non lo so, non mi ricordo cosa aveva fatto. Era ucciso il senatore che si era trombato sua moglie. Okay. Quindi. No, non lo era, gli ho detto, quindi ho detto una cazzata. No, no, gli ho detto la verità. Hai detto che hai detto la verità. Devi andare da ma da ti altro. Trovi, cazzo. No, mi perdo perché devi io ho letto tutto il discorso, non tutto. E per di più ci sto cercando di... Dove? Ma che canzone... bella! Telecomando! Prego, Robby, potenetevi. Ops. Potresti darmi prima la copertina? Pardon. Guardalo lui come pro! Come si destreggia. Siamo senza credito. Potresti fare nell'arte dello zapping. Clicca a testa a caso. Grazie. Pensa se adesso entrano gli zombie e devi mollare tutto. Pensa se adesso arrivano gli zombie e devi mollare tutto. Se stai nella merda. Pensato da non mi sembrano molto scossi da cervello. Cervello. Guardano tutti la TV. Mi sembrano molto preoccupati da una cosa. Ma non abbastanza. Tirali il mattone. Il mattone, so che non riesci a prenderlo per frocio. No,
Sì che ci riesci, cazzo, 5 mm. Forse con il bastone del padre. No? Sta facendo molto rumore dietro col vetro, ma se non riesci a prenderlo. Prova a vedere se riesci a trovare qualcosa. Sì, col telecomando, lo riesco a aprire. Quanto sono mongol. Vai, prova a entrare, rientra. Vai, torna in giro. Mi ha quel coso in piace la TV. Cambiato un po' di roba. Non c'è la cartolina? È la foto. Vedi, ha strappata questa. Le chiavi. Vedi, non mi fa vedere che c'è lui. C'è lui, vero? Solo qualche secondo. Devo arrivare a questo punto. Oh! Questi c'è qui. Porca puttana. Sì, adesso mi tolgo qua. Il kit orchio come si chiama? Una corsetta dovremmo fare, quindi. Una corsetta. Oh, aspetta, guarda per te. Non hai mica trovato la seconda batteria comunque. Batteria. Oh! Dammi la batteria. Scusa. Non riesco a capire. Guarda. Fammi dare un'occhiata a queste cose. Oh. Ma hai dei problemi, cosa fai? Prova a girarla. Gira la. Vabbè, la batteria, la cosa. Guarda già... le batterie. Al contrario. Ma guarda, c'è scritto. Al contrario. Le ha messe al contrario. Madonna. L'ha messa al contrario. Ma proprio da. Sei un po' idiota, eh. Genius! L'ha aggiustata. No, c'erano le più la contrario. Al contrario, genio! La web invia a rimanere in casa ed evitare il contatto con i video che sospettano possono essere stati infettati. Mi stai dicendo che ora dobbiamo andare fuori onda. Se di resistere a questa crisi. Dio vi benedica a tutti, Dio benedica gli Stati Uniti. Amen. Let's go! In questo episodio, ragazzi, lo facciamo, non me ne frega niente, episodio speciale. Raga, magia. Ecco, poi l'ho aggiustita. Porca puttana, stanno sono uscite. Ma non se ne brot. Sparano in testa dopo. Fa un casino. Si fa un casino. Sì, ma adesso mi salta addosso, guarda. No. Vacca se buono. Vacca, quanti ce ne sono? C'è un po', è un po' affollata la situazione. È lì? È lì Glenn. Mi sa che è lui. Minchia che colpo. Questo è difficile. C'è lì qui prima che se non ancora c'è un sopravvissuto intrappolato lassù. Chi se ne frega? Per cercare della benzina e poi lassù nella stanza nell'angolo ho sentito Angel da là dentro. No, fregatene, oh. Ragazzi, ragazza. Stavo cercando di entrare aiutarla e lei ha iniziato a urlare che ero infetto. Non era vero a quel punto. Cioè ti ha pure fatto quasi morire. Fortuna, ora andiamo. Possiamo. Donazione, non possiamo. Ragazzi, siete suicidi e su di una ragazza. La salverò con o senza di te. Pensa se ci fossi tu al suo posto. Andiamo a salvare la migella di Bane in pericolo. Intanto non servirà niente. Rompi un po' con le balle. Rompi i coglioni. Madonna, cosa faccio? Lagga giusto un poco. Infatti ho detto lagga. Mi sa che è il programma di registrazione. È il programma di registrazione che ha dei problemi. C'è la RAM che penso sia secondo stato. Secondo me è un po' che troppo registriamo. Sì. Allora ragazzi, facciamo una pausa e quindi chiudiamo l'episodio. Quindi ciao a tutti ragazzi di Into Magic. Mi chiedo 5 minuti. Ed è 85. Al prossimo video di The Walking Dead. Mi raccomando, mi piace, quindi ciao a tutti.